La circolazione dei treni è sospesa tra Foggia e Potenza per lavori di potenziamento infrastrutturale. Predisposto un servizio sostitutivo con bus. Maggiori informazioni sui canali digitali o presso assistenza clienti e biglietteria. Un mese di agosto senza treni in Basilicata, dopo la denuncia della CGIL sulla chiusura della linea Potenza-Taranto, arriva anche il momentaneo stop alla tratta Potenza-Foggia. Come si legge in un comunicato di Ferrovie dello Stato, i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra Cervaro Rocchetta e San Nicola di Melfi, propedeutici all'elettrificazione della linea, comporteranno la sospensione del servizio su rotaie fino al 3 settembre prossimo. Servizio che sarà comunque ugualmente garantito da autobus sostitutivi che fermeranno l'uscita del sottopasso di via Angilavecchia per quanto riguarda la stazione di Potenza Superiore e nel piazzale antistante l'ingresso per quanto riguarda invece la stazione di Potenza Centrale. L'intervento sulla Potenza Foggia prevederà il rifacimento e abbassamento del piano del ferro fra Ordona e Ascoli Satriano, l'avvio dei lavori di protezione di un ponte oltre a ulteriori interventi nella stazione di Candela per un valore dei lavori di 500.000 euro. L'impiego di oltre 30 persone fra tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici.